Bentrovati al TG Med Sport, bentrovato a Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Bentrovato Lugo, un saluto a tutti i telespettatori. Impossibile non parlare della crisi del Bari. Tra l'altro oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la sezione Puglia, una intervista a Eugenio Fascetti che ha fatto la storia del Bari. Fascetti dice due cose fondamentali. Attenzione, perché io con il Verona andai in Serie A quando la società era fallita e ormai il Bari non ha nulla da perdere, anzi i tifosi si stringeranno ancora di più alla squadra e a Palermo faranno una grande partita. Tra l'altro, dice Fascetti, concludendo, in Serie B non ci sono corazzate. Ma io dico che se lui fa un riferimento antico, il calcio è completamente cambiato. Se dobbiamo pensare a quello che è il Bari adesso, sì, può essere una mina vagante, come lo è il Trapani per altri opposti motivi, nettamente migliori e superiori. Però non c'è dubbio che lo stato di crisi, il fatto che non ci siano soldi, non è che metta i giocatori nelle migliori condizioni, tutt'altro. Il Bari potrà anche fare la partita del secolo, la partita della vita, ma l'esperienza per esempio del Siena ci impone di andare piano con certe situazioni. La verità è che c'è una squadra sull'orlo del fallimento e non mi pare gratificante per nessuno, né per il Bari né per il calcio in generale. E che il Bari abbia problemi, non, altrettanto non ci sono dubbi. Ma poi la logica qual è? La logica, secondo me, è più stringente. È il Palermo che è artefice dei suoi successi o dei suoi insuccessi. Mi pare che sia la squadra, senza essere la corazzata, mi pare che sia la squadra più attrezzata per poter decidere di suo il suo campionato. Rientreranno col Bari Maresca e Lazare dopo il turno di squalifica, ci sarà un Dybala ancora più pronto rispetto alle settimane passate, senza Di Gennaro però. Salvatore, rientra Maresca, tutto sommato si ritrova un po' l'equilibrio delle ultime giornate di campionato, tra l'altro con un Bolzoni in più, con un Barreto in più, insomma con tante alternative. Ma il centrocampo che Iachini aveva predisposto per la seconda parte della stagione, Maresca più Bolzoni e Barreto, mi sembra che sia il massimo che il Palermo possa mettere in questo momento in campo, unito alla freschezza degli altri giocatori. No, io penso che il Palermo sia pronto per la volata finale, poi se ci sono altri più bravi vedremo. Ascoltiamo invece le parole del portiere del Trapani, Emanuele Nordi, uno dei giocatori sicuramente più in forma in tutta la prima parte di stagione, soltanto un errore che è costato poi il pareggio a Bari per il Trapani. Insomma, Nordi spiega il suo feeling ritrovato tra l'altro con i tifosi, ascoltiamo. No, approfitto questa domanda per ringraziare tutti i tifosi che prima erano a Reggio, già allo stadio, finita la partita, i mille tifosi che c'erano mi hanno fatto cori, applausi, e sinceramente mi sono emozionato. Poi è vero, anche sul traghetto un gruppo di tifosi mi ha fatto sentire il sostegno che insomma mi ha sempre fatto sentire. E poi sabato c'è stato il top che mi ha chiamato sotto la curva e sentire il mio nome, gli applausi di questa gente sicuramente mi ha reso orgoglioso, felice, e spero di ricambiare ogni sabato l'affetto che questa città, questo pubblico mi sta dando, e li voglio ringraziare pubblicamente. Bene, torniamo al gol di Reggio Calabria che facciamo prima. No, per dirvi, io ho sempre detto che le parate sono tutte difficili, parate facili non ce ne sono, e la dimostrazione è stata proprio a Reggio, che magari un tiro che poteva sembrare facile ho preso gol. Per farvi capire che quello che dico è vero, cioè, quando voi mi fate queste domande io rispondo sempre allo stesso modo, ma è la verità. Le parate difficili o più difficili non ci sono, sono tutte difficili, parate facili non esistono, quindi fare una classifica non ce la faccio. Un intervento che sembra facile a volte è più difficile. Quindi, no, se intanto non mi prendo la responsabilità, non ho detto questo, non ammetto, nel senso, non sto dicendo che è colpa mia, non ho detto questo. Ho semplicemente detto che magari può sembrare un tiro facile e non lo è, quindi io non mi prendo la responsabilità del gol, dico che è colpa mia, questo non l'ho mai detto e non l'ho detto neanche questa mattina. Dico solo appunto che magari dalla tribuna, dalle telecamere può sembrare un tiro facile e invece non lo è, quindi ti sto dicendo il contrario, ti sto dicendo che non è così semplice e magari è giusto che un tiro può sembrare semplice, magari Nord è abituato la gente a fare certe palate, quello poteva sembrare semplice, ma per me posso garantire che non era semplice quel tiro perché la palla si è spostata.
Dalla Serie B alla Serie A con il Catania, le parole del capitano Izco. Arriva la trasferta a Marassi contro il Genoa, che ha pareggiato con il gol del palermitano Calaiò al San Paolo contro il Napoli. Ha bisogno di punti il Catania, lo conferma anche Mariano Izco. Sì, al di là del gioco, no, che abbiamo dimostrato nelle ultime partite che abbiamo fatto, secondo me il Chievo è una squadra ostica, una squadra che non ti fa giocare, ma secondo me al di là che non abbiamo trovato il gioco, penso che soprattutto il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, al di là che non abbiamo giocato bene, ma poi loro hanno trovato il rigore e poi è difficile giocare contro una squadra dove sono tutti dietro. Sì, era fondamentale perché potevamo uscire da questa situazione, ma io penso che abbiamo perso un'opportunità, ma non abbiamo perso la salvezza perché ancora siamo tutti là. Penso che un po' sì, perché noi quando giochiamo al Massimino io sempre dico che sono la spinta in più. Ma è vero che abbiamo giocato tante volte contro loro e non abbiamo trovato difficoltà in questo senso. Ma sicuramente sarà una forza in più per loro, ma noi penso che non ci farà condizionare. Diamo uno sguardo a trmweb.it nella sezione sport, ovviamente con tutte gli approfondimenti e le notizie. Abbiamo parlato di Nordi, lo abbiamo appena ascoltato, i tifosi sono fantastici, e poi un pensiero, una notizia sulla decisione del giudice sportivo di chiudere la curva nord per un turno, una sassaiola, almeno così è stata definita, due sassi grandi quanto una noce sono stati lanciati contro l'assistente dell'arbitro. Ti chiedo, in Roma-Inter ci saranno tutte e due le curve chiuse. I tifosi del Torino con gli striscioni, o meglio i tifosi della Juventus con gli striscioni contro Superga, a Trapani chiudono una curva, verso dove si sta andando? Ma io non lo so se il problema è quello di intervenire o il problema è quello di cambiare alcune leggi. Sicuramente è un momento in cui si sta soffrendo. Non ci sono dubbi, ci sono dei segnali che non piacciono, ci sono delle contestazioni che non dovrebbero essere fatte e c'è un intervento che alcune volte sembra spropositato, altre volte invece sembra anche diciamo non all'altezza della situazione. Io, se devo dirti la mia sulle intemperanze dei tifosi, io sarei sempre spietato, perché il calcio può contenere sicuramente la possibilità di un campanilismo anche acceso fra due città, fra due squadre, ma non deve superare determinati confini. E nel passato, che io mi ricordi e ne abbiamo tutti la testimonianza, nel calcio ci sono state delle intemperanze straordinariamente feroci, però qualche nazione è riuscita a mettere un freno e a riportare le cose nell'ambito della normalità. Chiudiamo con questo pensiero la pagina dedicata al calcio. Grazie Salvatore, ci vediamo nel prossimo. Grazie a voi, arrivederci. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare. Arancine, 1 euro. Pizze familiari, a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, Saccattupane, Untennipente. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Info line 388 9088 192.